Ciao a tutti Gozzilini e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un video in collaborazione con la Ross, che vi metterò il link del suo canale giù qui in descrizione. E sul suo canale oggi dovrebbe uscire il video in cui lei ha fatto quello che le ho chiesto io di fare, che vedrete però nel suo canale cosa le ho chiesto di fare. E allora lei per me ha scelto 5 stampini, ha scelto con che colore dovevo farli e che glitter usare. Quindi adesso vi mostro bene. Allora, il primo stampino che ha scelto è la tartarughina con... scusate la bustina un po' zozza, però il verde fluorescente e mi ha detto glitter verde e io mischerò questi tre tipi di glitter. Poi mi ha chiesto di fare la scritta Love, questa pasta colorante rossa, e glitter dorati, e anche qua ho preso tre glitter dorati diversi. Poi mi ha chiesto di fare i delfini col pigmento blu e dei glitter blu, anche qua ho preso tre glitter diversi e mi ha chiesto di fare la zampina marrone con questo marrone, questo è l'unico marrone che ho, spero che vada bene, e i glitter dorati che userò sempre questi di qua. Ho dimenticato l'orsetto. Mi ha chiesto di fare questo orsetto qua giallo, questo è il pigmento, con i glitter bianchi e io ho scelto questi tre tipi di glitter qua. Finito, me l'ho dimenticata solo questo piccolo paragrafo. Voi vedrete le creazioni finite, dove farò lo scopriremo sempre in questo video. Intanto volevo mostrarvi cosa dovrò andare a fare, speriamo di non fare fail. Quindi adesso io mi metto a colare, a dopo. Finalmente a scoprire le creazioni. Le luci non so come sono, se vedrete bene, spero di sì. Io ho ancora la febbre e l'influenza, quindi non fate caso alla mia voce, però ci tenevo a riuscire a fare il video anche perché è da un po' che stiamo rimandando questa collaborazione e non è giusto, quindi inizierei subito. Allora, partiamo con la tartarughina. Allora, la tartarughina mi aveva richiesto di farla verde fluorescente con i glitterini verdi. Sì, verdi. Adesso io non riuscirò a farvi vedere come fluorescente perché dovrebbe prima prendere un po' di sole per poi brillare al buio.
Problema che di sole non ce n'è, quindi vediamo almeno se è venuta bene la tartarughina. Pezzo di resina cavanza. Via. Ovviamente essendo opaca non risaltano tantissimo i glitter, però è molto carina. Probabilmente magari proverò a lucidarla, però devo dire che non mi dispiace, mi piace anche così. A voi vi piace? Fatemi sapere. Poi, l'orsettino. Questo mi aveva chiesto di farlo giallo con i glitter bianchi. Che carino! I glitter, ovviamente quelli bianchi cambiano colore a seconda dello sfondo che gli metti, quindi che carino! Questo qui sicuramente me lo ruberà Emma, sicuro. Mi piace però l'effetto che fa. Bello bello. Poi vediamo la zampina. Questa me l'ha chiesta marrone con i glitter oro. Vediamo. Questa qua viene sempre con le bolle. Speriamo che non sia venuta stavolta con le bolle. Wow! Non so se si vede l'effetto olografico che gli è venuto. A parte tutta la resina di scarto che è avanzata qui. Ma quella poi si sistema. Wow, c'è qualche... Uno, due, tre microbolle. Però devo dire che tutti questi glitter... Non le fanno quasi vedere. Guardate. A me piace tantissimo. Wow. Bene. Però adesso devo dire che sono contenta, dai. Andiamo avanti col delfino. Poi per ultima la scritta love perché sono quattro pezzi. Vediamo. Bene, non esce. Ok, esce. Anche questo è opaco, quindi i glitter non so quanto si vedranno. Ho sempre paura di rompere gli stampi. Ok. Anche questi mettiamo da parte. Dietro è bello. Davanti. Wow, cavoli, anche se è opaco, devo dire che non mi dispiace l'effetto, però, sapete? Bello. A me piace. È molto profondo, purtroppo va fatto tutto perché come vedete poi la codina è molto fine. E se voi vi fermate qui con lo stampo non riuscite a fargli la coda, quindi bisogna farlo tutto, però mi piace l'effetto che ha, sono proprio squame di pesce. Guardate che bello. Wow, sono contenta. Adesso vediamo la scritta Love, che è quella che mi preoccupa di più. Tiro fuori e poi la vediamo tutta insieme. Vediamo un po'. Che bella! No, vabbè, bellissima. Questa devo usarla per mio marito per San Valentino, per forza. Magari fare una, prendere una bella cornice di legno, mettere una nostra foto e incollargli sopra questa scritta Love e regalargliela, visto che lui non ama regali tipo orologi, strobe, lui ama le cose semplici, anche una foto semplice la emoziona. Infatti io gli ho fatto già stampare una nostra foto, una bella gigantografia, perché erano scontate. E quasi quasi lo attaccherò poi sulla cornicetta che farò mettere. Bellissima. Io sono contentissima. Voi cosa ne pensate? Fatemi sapere. Ditemi qual è la creazione che vi piace di più. E la Ross, fammi sapere anche tu se ti piace una di queste creazioni, qual è che ti piace di più. E non vedo l'ora di vedere il tuo video, di vedere come ti comporterai con la cosa che ti ho detto io di fare. E spero.
Spero che ti piaccia e che sei contenta di questa collaborazione e che magari in futuro potremo farne anche un'altra. Mi raccomando, andate a vedere il suo canale. Qui sotto nell'info box metto le informazioni del suo canale per andare a vederla. E per questo video è tutto e ciao, un bacione!